Buonasera e benvenuti all'ultimo evento speciale del nostro festival Visioni Urbane Beyond the Ideal City. Abbiamo concluso oggi pomeriggio con le premiazioni della giuria di selezione sia per la categoria principale Visioni Urbane che per la categoria A Place, Migrants, Refugees and Displaced Communities. Se andate sul nostro sito streaming visioniurbane.stream sotto programma trovate la pagina con tutti quanti i vincitori di questa prima edizione del festival che come sapete ha avuto un focus specifico sul tema dei migranti e dei rifugiati con una categoria di concorso interamente dedicata a questo tema. Abbiamo poi avuto diversi eventi speciali con ospiti italiani e internazionali. Abbiamo parlato di migranti, in particolare investigando l'area del Mediterraneo, che è quella che più affronta con estrema difficoltà la questione dei migranti perché si configura una vera e propria crisi umanitaria. E chiudiamo questa nostra conversazione con ospiti nazionali e internazionali sul tema dei migranti presentando un progetto, Senegal Sicily, che è un progetto di 6 documentari. Che hanno lo scopo di raccontare un diverso punto di vista sul tema della migrazione tra il Senegal e la Sicilia. Continuiamo quindi a promuovere all'interno del festival la condizione umana della migrazione, entrando nel vivo delle persone, degli esseri umani che si trovano a vivere questa condizione a volte tragica di migrazione. Abbiamo con noi stasera i due autori del progetto Senegal Sicily, Alberto Amoretti e Giovanni Anninen. Buonasera e benvenuti. Buonasera Luisa. Buonasera. Allora, la prima domanda è come è partito e come è nato questo progetto? Allora, il progetto è nato grazie alla Fondazione Albers, la Joseph e Annie Albers Foundation, e alla ONG Ricorsa, che è l'ONG creata dalla Fondazione Albers per operare in Senegal. Il direttore della Fondazione Albers, Nicolas Fox Weber, ha invitato Giovanni e me a fare una residenza a TRED, che è la loro residenza d'artista creata nella regione di Tambacounda, che è la regione più interna e più povera del Senegal. E quindi io e Giovanni siamo andati lì per fare questa residenza e mentre eravamo lì, facendo altri progetti in realtà più di fotografia, sull'architettura appunto di Thread, sul villaggio di Sinchan, che è il villaggio che ospita appunto la residenza d'artista, io sono stato avvicinato da una signora del villaggio, che si chiama Aisadou, che è venuta da me con un piccolo pezzo di carta con due numeri di telefono. Uno era un numero senegalese col suo nome, fra l'altro scritto in maniera sbagliata. E l'altro era un numero di telefono che iniziava con 0039, quindi era il prefisso internazionale per chiamare l'Italia. E noi, insomma, sorpresi, alla fine ci trovavamo nel centro dell'Africa, a 8 ore di macchina con un autista veloce da Dakar, e ci troviamo una signora che ci chiede di chiamare un numero di telefono italiano. Insomma, eravamo abbastanza sorpresi dalla situazione. E quindi abbiamo chiesto alla signora di fare una intervista per chiedere la storia di quel numero di telefono. La signora ci ha accettato di fare questa intervista con noi. La signora, tra l'altro, parla solo Pular, che è una lingua che si parla solo in alcune parti di Africa, che non è neanche una lingua nazionale, è una lingua quasi tribale che afferisce a diverse zone di diversi stati dell'Africa. E grazie a un traduttore, quindi abbiamo iniziato a fare questa intervista e poi abbiamo fatto chiamare la signora questo numero di telefono.
E ha risposto Alfa, che è il figlio da Isadù, che era arrivato in Italia, in Sicilia, in particolar modo, solo qualche mese prima del nostro incontro con sua mamma. Tornati in Italia, siamo andati alla ricerca di Alfa in Sicilia e l'abbiamo trovato a Mazzarino, ospite di un centro per migranti minorenni, e abbiamo fatto anche lui un'altra intervista, quindi da questa intervista doppia tra una mamma in Senegal e suo figlio invece arrivato in Italia con tante aspettative, un viaggio tremendo, è nato questo primo episodio di questa serie, che all'inizio non ci aspettavamo sarebbe diventato una serie, ma dalle parole di Alfa abbiamo deciso che in qualche modo c'era bisogno di raccontare la storia di Alfa per andare a portare informazioni, delle informazioni che in quell'area di Senegal non arrivavano in qualche modo. E forse adesso potremmo guardare il trailer di questo primo episodio, che un po' racconta brevemente quello di cui parla. E non si sente l'audio. Non sentiamo l'audio. Ho un problema tecnico, infatti, se andate avanti con la presentazione, io tra poco mando il film. Quindi, insomma, Alfa in qualche modo ci ha raccontato che quando lui è partito da Tambacounda, non aveva alcuna idea di cosa sarebbe stato il viaggio per andare verso nord, e fra l'altro lui non aveva neanche intenzione di raggiungere l'Europa. La sua intenzione intenzione nata dalle conoscenze che aveva era di raggiungere la Libia, perché aveva ancora l'idea che la Libia fosse un paese ricco, con il petrolio, quindi con la possibilità di trovare un lavoro ben pagato, e poi, dopo aver messo su un gruzzoletto, tornare in Senegal. Non sapeva neanche cosa volesse dire attraversare il Sahara. Lui pensava che ci fosse un treno addirittura per attraversare il deserto. E quindi c'è la mancanza di queste informazioni che per noi erano a dir poco banali, ci ha spinto a raccontare, a creare una serie di episodi che potesse in qualche modo dare informazioni a chi nella regione di Tambacounda stesse in qualche modo pensando di intraprendere quel viaggio, di fare quella scelta almeno con più consapevolezza. Luisa, forse devi accendere il tuo microfono. Luisa, non abbiamo l'audio. Comunque non è un problema, Luisa. Tanto per chi vuole, magari puoi mettere sulla chat di Facebook il link. Quindi a chi è interessato può andare a vedersi il trailer su internet direttamente. E quindi, insomma, abbiamo deciso di raccontare diversi aspetti della migrazione. Quindi se il primo episodio raccontava del rapporto tra una madre e un figlio, quindi da una parte le aspettative di un viaggio,
di un figlio che parte per far fortuna e dall'altra i sogni, no, di un ragazzo di andare incontro a un futuro migliore. Negli altri episodi abbiamo cercato di differenziare il punto di vista, quindi nel secondo episodio, e forse qua se Luisa ha il PDF possiamo scorrere brevemente i temi degli altri capitoli del progetto. C'è il secondo episodio che è tutto incentrato sulla Sicilia e quindi sul quartiere di San Berillo, che è un quartiere centralissimo a Catania, che era storicamente il quartiere a luci rosse della città. Poi negli anni 90, quando la prostituzione è cambiata, il quartiere si è svuotato, sono rimaste principalmente solo le prostitute transessuali. E quindi i primi migranti, della prima ondata degli anni 90, si sono trasferiti in questa zona, in questo quartiere, perché era un quartiere centralissimo dove potevano trovare delle case a bassissimo costo. Possiamo vedere la seconda pagina. Grazie. E questo episodio era incentrato soprattutto su mostrare appunto la differenza tra i migranti che erano arrivati negli anni 90, che comunque dopo 20 anni sono riusciti ad avere hanno trovato il loro futuro qua in Italia. Si sono trovati una famiglia, hanno le loro professioni, hanno i figli che noi abbiamo conosciuto che parlano perfettamente catanese, e dall'altra parte invece i migranti che sono arrivati in Italia negli ultimi anni, che invece hanno trovato una situazione economica, politica e sociale completamente diversa e che quindi stanno avendo molta più difficoltà dei loro predecessori a trovare quel futuro che si aspettavano. Col terzo episodio invece abbiamo voluto raccontare una storia positiva, si tratta di uno dei progetti della ONG creata dall'Albers Foundation, Le Corsa, ed è un collegio che ospita le ragazze dei villaggi della regione di Tambacounda in modo che possano continuare il loro percorso scolastico. Perché quello che succede in Africa, in questi villaggi, in cui spesso, cioè quasi sempre, mancano i servizi più basilari come acqua, trasporti, elettricità, quello che succede è che dopo la scuola elementare, che spesso è l'unica scuola che possono trovare nei loro villaggi, devono per forza abbandonare la loro istruzione. Perché per continuare il loro percorso di studi devono trasferirsi a Tambacounda, che è l'unica città di quella regione, e cosa che ovviamente per una ragazza minorenne è quasi sempre impossibile, un po' perché la famiglia non vuole, un po' perché mancano i mezzi economici. Questa realtà invece permette alle ragazze di essere comunque curate all'interno di uno spazio protetto e da lì andare a frequentare i licei e le altre scuole della città. Il quarto episodio invece è la storia di persone che sono ritornate, quindi per diverse ragioni hanno fatto un'esperienza da migrante e poi sono tornate indietro, alcune volontariamente, altre perché sono state rimpatriate. E arriviamo invece al quinto episodio, che è l'episodio che è stato selezionato dal festival, che si intitola Family in Waiting, ed è il capitolo in cui siamo andati a vedere cosa succede alle famiglie che hanno spesso investito tutti i loro averi per pagare il viaggio, per mandare i loro familiari in Europa. Molto, come purtroppo sappiamo anche recentemente, questi viaggi si concludono in maniera tragica e quindi anche dal punto di vista economico della famiglia è una doppia tragedia, perché tutto quello che avevano spesso va completamente in fumo. In particolare in questo episodio abbiamo intervistato le componenti di un collettivo delle donne contro l'immigrazione clandestina,
che è un collettivo di madri principalmente, che si sono raggruppate per dare una forma di autoaiuto proprio a queste madri che spesso perdono figli, mariti e fratelli nel mare, e che per loro rappresenta anche il non avere più alcun tipo di sostentamento, perché le donne, più del 50% delle donne in Senegal è completamente analfabeta, per tradizione, società, tendenzialmente non lavorano, e quindi nel momento in cui mancano le figure maschili della famiglia, loro si ritrovano a non avere alcun modo di autosostenersi. Il sesto episodio, che è l'unico ancora in post-produzione, scusate, è l'episodio che racconta dei migranti della comunità LGBT. Il Senegal è in realtà un paese pacifico, con un'economia non eccessivamente problematica rispetto ad altri esempi in Africa, e quindi la maggior parte dei migranti che arrivano in Europa non hanno diritto a alcun tipo di protezione internazionale. In questo percorso nella migrazione invece volevamo raccontare anche la storia di persone che hanno diritto ad avere una protezione internazionale, quindi avere diritto di asilo politico, e in questo caso abbiamo deciso di concentrarci sulla comunità LGBT. Il Senegal, come molti paesi dell'Africa, hanno delle leggi che proibiscono i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso, e ciò provoca, soprattutto negli ultimi anni, c'è stato un fortissimo ritorno dell'applicazione di queste leggi, e ci sono moltissime persone che sono costrette per questo motivo a fuggire. Andando avanti nel PDF, ecco, questa è la lista delle location dove è stato proiettato la nostra serie. L'obiettivo, come dicevo all'inizio, siccome la nostra idea era di portare informazioni in Africa principalmente, abbiamo chiesto alla fondazione di organizzare un tour itinerante. Quindi c'è un ragazzo della fondazione che con un piccolo proiettore e un generatore di energia, perché molto spesso in questi paesi, in questi villaggi non c'è elettricità, porta, come la chiamo io, la magia del cinema. E quindi proiettando i nostri documentari nei luoghi pubblici, come vedete sono principalmente scuole, ma anche in alcune piazze di questi villaggi, ha portato appunto il cinema come veicolo di informazioni. E se possiamo andare avanti, ci sono anche alcuni esempi. Qua siamo a Thread, che è la residenza d'artista della Albers Foundation, e al Foyer, che è il collegio di cui vi parlavo prima. Ci sono le ragazze dei villaggi che possono continuare a studiare. E poi anche nelle presentazioni abbiamo sempre preferito organizzare, quando possibile, delle proiezioni in spazi pubblici. Nella pagina successiva possiamo vedere la Biennale di Dakar 2018, dove abbiamo deciso di fare delle proiezioni pubbliche nel quartiere della Medina, che è uno dei quartieri più popolari della città, dove le persone la sera, tornando da lavoro, potevano fermarsi e guardare sullo schermo la storia di ragazzi e uomini che in qualche modo hanno fatto la scelta della migrazione. E se possiamo tornare solo un attimo alla pagina precedente, quello che a noi è successo grazie a questa serie di documentari che, come diceva Alberto, è stata voluta dalla nostra, insomma, è nata un po' per caso, ma poi è stata voluta anche e prodotta dalla Fondazione Albers insieme alla sua ONG senegalese Le Corsa, proprio per portare informazioni e in qualche modo sensibilizzare la popolazione locale contro la migrazione clandestina. Noi eravamo presenti,
abbiamo fatto noi queste fotografie nel 2017, quando abbiamo presentato il primo documentario Alfa Esadu e il secondo San Berillo a Tambacounda e in particolare a Thread. Subito dopo la proiezione, un ragazzo è venuto da noi e ha detto che aveva tenuto da parte una serie di pecore e di altro bestiame da vendere per poter fare dei soldi e partire per il viaggio, per l'avventura. E ha detto che dopo aver visto questo documentario non l'avrebbe fatto. Non sappiamo poi se questo ragazzo sia effettivamente partito o meno e se effettivamente abbia cambiato idea. Però indubbiamente ci rendiamo conto che in un momento in cui abbiamo tutti un grandissimo accesso a internet, in qualunque parte del mondo loro stessi comunicano con WhatsApp, Facebook, quello che ci fa più impressione è che manchi forse un discrimine poi rispetto alle informazioni che si possono ottenere. Se vedete poi anche solamente il primo documentario, Alfa, oltre a pensare che ci fosse una ferrovia che poteva collegare Agadez e quindi tagliare tutta il Sahara, pensava anche che la Libia fosse un paese pacifico e fosse un paese dove lui poteva andare a lavorare, era il suo sogno, non tanto di arrivare in Europa, ma quanto andare in Libia, come avevano fatto magari 20 anni prima altre persone, di cui lui aveva sentito la storia. Quindi una mancanza completa di informazioni che crea delle situazioni, anche dei cortocircuiti, perché una volta arrivati in Libia l'unica strada è andare verso l'Europa, non c'è altra via, è impossibile tornare indietro. Quindi noi abbiamo pensato che portare queste informazioni, in particolare in Senegal, creasse un viaggio sia di andata e ritorno, come il primo documentario Alfa Esadu nel rapporto madre-figlio, ma anche creasse un viaggio di informazioni, quindi portasse delle informazioni che non erano solo le informazioni che portavamo noi o chi ci ha preceduto, giustamente i tubabs, quindi i bianchi che vanno a dire non partite, non partite. È un po' facile ed è da un'altra parte chi vede queste immagini spesso lì dice, vabbè, loro non vogliono che noi partiamo perché gli fa comodo così. Ma vedere dei senegalesi che raccontano questa storia, in particolare nel secondo documentario, vedere senegalesi arrivati da poco vivere in condizioni assolutamente disperate in Italia, ha toccato molto e sicuramente ha aperto lo spazio a delle domande, che è la cosa che poi ci interessa di più, non è tanto dare risposte, ma quindi far sì che ci siano delle domande. E come diceva Alberto, questo approccio l'abbiamo continuato, se vogliamo continuare con il PDF, appunto, prima alla Biennale di Dakar nel 2018, e poi abbiamo portato questi documentari anche a Marrakesh durante la 154, che è questa fiera d'arte africana che si svolge tra Londra, New York e il Marocco, dove è stato proiettato, dove una serie di documentari sono stati proiettati alla Fondazione Yves Saint Laurent. Ma questo crossover, questo fatto di portare questi documentari non solamente nei luoghi tipicamente della cultura, ma anche dove poi la migrazione tocca di più, l'abbiamo fatto anche a Milano, con la proiezione del secondo documentario a Piazzale Selinunte, che è una zona di Milano particolarmente complessa sia urbanisticamente che sociologicamente, e che nella storia ha avuto molti flussi di migrazione, sia dal sud Italia che dal nord Africa, che dall'Africa, che dall'est Europa. E qui la proiezione è stata fatta all'interno di appartamenti di case popolari, che in qualche modo si aprivano all'esterno per poter portare informazioni anche a chi magari in quelle zone, subendo di più la migrazione recente, sicuramente non è particolarmente né a favore né vede di buon occhio
la situazione africana. Quindi portare anche qui informazioni su come l'Africa viva, su come vivere in Africa, che cosa vuol dire, è stato un esperimento e ha sicuramente creato degli effetti e dei cortocircuiti che in qualche modo servono, che fanno pensare che non sono le solite trasmissioni urlate in televisione in cui ognuno dice qualcosa giusto per. E i documentari sono stati tutte queste situazioni di cui parlava, questi eventi di cui parlava Giovanni, presentati insieme invece a un progetto fotografico di Giovanni Henninen, che in qualche modo andava a formare una specie di viaggio andata e ritorno. Quindi se con i documentari cercavamo di portare informazioni in Senegal, volevamo in qualche modo portare in Europa invece un racconto non stereotipato di cosa sia la società africana in Italia, in Italia e in Europa. E per questo motivo Giovanni ha creato una serie di ritratti che per decisione insieme, quando abbiamo deciso, quando ci ha invitato per la prima volta a Dakar, abbiamo deciso di non presentarli all'interno di uno spazio tipo una galleria, un museo, una sala proiezioni, ma come le proiezioni erano in mezzo alla strada, anche le fotografie sono state incollate sui muri della città di Dakar. E, Luisa, se possiamo cominciare, ecco, questo qua, cominciamo in realtà dal fondo, quindi dalla Fondazione Suzzani a Milano. E questo progetto, possiamo andare avanti, è una, diciamo, vuole essere una specie di catalogo tipologico della società africana, in particolare della città di Tambacounda, che è questa zona particolarmente rurale e povera da cui la maggioranza dei migranti che poi arrivano in Italia, senegalesi, proviene. E che cosa fa società? Società la fa l'estrattore di mais, la venditrice di bambole, il cowboy, il dottore e così via. Tutti elementi, persone che creano una società al suo interno. Come riferimento storico avevo preso il lavoro fatto da August Sander negli anni 20, si chiama People of the 20th Century, che creava un catalogo tipologico della società tedesca prima dell'avvento del nazismo. Come diceva Alberto, poi queste immagini le abbiamo riprodotte praticamente a dimensione naturale e abbiamo deciso non di portarli in gallerie all'interno di su pareti bianche stampate bene con passepartout, ma di affiggerle in giro per la città. Possiamo vedere la prossima. E questo ha creato anche qui una specie di cortocircuito, perché le persone si avvicinavano a queste fotografie guardando ciò che solitamente considerano diverso, potendo osservare anche molto da vicino, e al tempo stesso vedono anche quello che è non solamente la persona, ma il contesto sociale in cui questa persona vive. E la cosa che è interessante è che in ogni luogo dove abbiamo portato queste immagini e anche i video, quindi anche i documentari, le persone hanno reagito in maniera differente. Quindi ovviamente a Milano sono i migranti, a Dakar erano la gente della campagna, quindi in qualche modo anche lì migranti, ma anche se sono della tua stessa nazione, però sono sempre un po' diversi. A Marrakesh, dove l'abbiamo portato, erano gli africani, perché in Marocco si considerano in qualche modo europei sganciati. E così via. Questo progetto insieme ai documentari è stato portato anche a Parigi, a Berlino, a Palermo, a Milano e a Firenze, e in ogni luogo ovviamente non c'era solamente la storia che portavamo, ma anche il confronto con la società e con gli spazi locali. E questo, diciamo, che è anche un po' la forza non solamente dei due singoli progetti, ma anche del dialogo che questi progetti hanno. Le fotografie sono fisse e sono sicuramente, possono, li puoi vedere molto bene, capisci molto bene quello che c'è dietro, ma
non si muovono, non raccontano una storia, mentre la voce a queste persone viene poi data nel documentario di Alberto, che attraverso testimonianze e racconti portano la vita di chi è partito o di chi è stato fortemente toccato dal fenomeno della migrazione. E qui vediamo un altro blocco di immagini, possiamo passare alle prossime, vederle anche un po' velocemente, con che sono state poi portate a Marrakesh, quindi anche qui l'allestimento delle immagini nella città. Qui abbiamo deciso, come a Dakar, di attaccare le immagini nella parte più povera della città, nella parte più popolare, come appunto per in qualche modo fare un'operazione di restituzione. Quindi non andiamo a rubare l'anima e basta, ma in qualche modo poi riportiamo informazioni sia localmente, quindi in Senegal, che poi attraverso un viaggio ritroso, Dakar, Parigi, Milano, Palermo. E come ha accennato Giovanni, uno dei principi che ci hanno spinti a fare questi due progetti è quello di non spersonalizzare mai l'identità delle persone che ritraevamo nelle foto o che intervistavamo, quindi fare un racconto personale, quindi concentrarci sulle storie delle persone e non raccontare semplicemente numeri, statistiche o parlare di Africa come se ogni singolo migrante fosse un pezzo di un continente, di un piccolo continente. Abbiamo infatti ci siamo concentrati per esempio proprio sul Senegal e non abbiamo mai fatto un discorso ampio su un intero continente. Proprio perché volevamo raccontare solo quella storia, poi è logico che da quella storia si possono trarre degli esempi, si può allargare lo spettro di indagine, ma il punto di partenza volevamo che fosse sempre molto definito, sia dal punto di vista delle storie che abbiamo raccontato nei documentari, quindi con dei punti di vista vari, ma sempre ogni volta ben delineati, e la stessa cosa per il progetto fotografico, nella sua idea di raccontare una società attraverso le professioni che la compongono. E vediamo adesso, in realtà è la prima volta che queste fotografie sono state mostrate, quindi alla Biennale di Dakar, di cui parlavamo prima, era il 2018, e sia le proiezioni che le fotografie sono state inserite all'interno della Medina, che è un quartiere recente, ma estremamente popolare di Dakar. E chiudiamo con invece la mostra a Parigi, in questa notte bianca della cultura, in cui sono passate davvero molte persone. Insomma, è stata una bellissima esperienza perché non ci saremmo aspettati di vedere così tante persone interessate al nostro progetto. Sì, che dimostra comunque che servono informazioni. Noi di fronte avevamo lo stand di Facebook, non c'era nessuno, da noi c'era tutti che si fermavano a leggere delle storie che uno magari può pensare che siano anche un po' trite e ritrite, ma alla fine poi anche l'umanità e il modo anche personale con queste informazioni, con queste storie sono state valori aggiunti importanti.
Eccomi, sono tornata. Scusate per il problema tecnico che ho avuto all'inizio per la proiezione del trailer, ma avevo uno strano eco e quindi non riuscivo a mettere l'audio, insomma, in streaming. Comunque ho inserito nei messaggi che quindi compaiono con le dirette sia sui nostri due canali Facebook, il link al trailer di Alpha Isaduk, di cui parlavi tu prima all'inizio, Alberto. Mi fa piacere che questo progetto sia a conclusione del nostro percorso delle visioni urbane, perché appunto, come dicevo all'inizio, noi abbiamo cercato di lavorare sulla dimensione umana. Abbiamo cercato di raccontare storie dei migranti, cercando di evitare di lavorare su concetti che sono più legati ad un'informazione mainstream oppure che sono diventati parte di una propaganda e retorica politica. Abbiamo cercato di lasciare un po' questi aspetti da parte per andare ad esplorare, indagare e conoscere meglio le storie di persone che si muovono su queste rotte in condizioni anche difficilissime, di grande precarietà, senza nessun tipo di sicurezza di quello che troveranno lungo il loro percorso, a volte anche incontrando violenza, e addirittura anche la morte, perché abbiamo parlato poi molto di Mediterraneo in questo festival, con anche le notizie che sono arrivate, insomma, in questi giorni su nuove vittime, insomma, questo canale, diciamo, tra la Libia e l'Italia, che insomma continua ad essere particolarmente tormentato. Invece questo vostro progetto, che è così sensibile, così poetico, così pieno di anche, non so, ha un aspetto anche molto, non so, positivo, no? Nel pensare che quando parliamo di migrazione ci focalizziamo sulle persone, su chi sono, che cosa fanno, che sogni hanno, dove vorrebbero andare, sulle loro famiglie, sui loro affetti, cioè questa è proprio una dimensione umana, che è assolutamente quella su cui anche noi con le visioni urbane volevamo lavorare. Quindi mi sembra una perfetta conclusione anche per il nostro festival. Anche perché poi alla fine è sempre bello, cioè è sempre importante pensare come la maggioranza di noi siamo migranti. Cioè io faccio l'esempio a volte parlando di alcune questioni, esempio per il documentario dei ritorni a casa. Per carità, sono situazioni completamente differenti, però mia madre ha lasciato la Finlandia che era poco più che ventenne e quando tornava comunque in Finlandia, si vestiva sempre un pochino di più di come, un pochino meglio di come si vestisse a Milano, che comunque cioè Milano è la capitale del design. E questo in qualche modo dimostra come chi parte poi deve dimostrare qualcosa, ha un po' uno stigma dell'aver lasciato. E questa è una cosa che è trasversale ed è quasi un po' indipendente da dove partiamo e dove andiamo. Chiaro che poi sulla questione dei migranti dall'Africa, dal Nord Africa, dall'Est Europa in altri casi, o dei migranti italiani dall'inizio Novecento per altri lidi, a questa situazione si aggiungono i problemi economici, i problemi politici, i problemi di accettazione del diverso. Però la cosa che questi documentari, secondo me in particolare, sottolineano è che sono problemi di tutti. Ed è una cosa che in qualche modo dobbiamo ricordarci, che non è il diverso, siamo sempre noi. Cioè potevamo essere noi, possiamo essere noi, ci può capitare a noi domani. E che i temi che Alberto ha sottolineato in questi documentari sono temi assolutamente universali, che toccano chiunque di noi.
Sì, infatti è esattamente la stessa conclusione a cui altri che abbiamo intervistato in questi giorni sono arrivati, cioè il fatto che innanzitutto la migrazione è una questione che non riguarda una determinata area geografica, come può essere appunto la rotta Senegal-Sisili che avete studiato voi, oppure la rotta quella balcanica o mediterranea. La migrazione è un fenomeno globale, quindi siamo stati anche noi tutti migranti, no? Quindi insomma abbiamo anche noi come popolo, come paese, una storia di migrazione che continua ancora oggi. Quindi prima di tutto questa questione. E poi anche il fatto che non è un tema che appartiene ad altri, è un tema, come dicevi giustamente tu Giovanni, che appartiene a tutti noi, proprio perché se andiamo ad investigare questa dimensione umana, alcuni, insomma, come ci hanno detto durante le interviste, è chiaro che ti rendi conto che il tema da poi della solidarietà umana in questi contesti è la cosa più naturale che si possa provare. Quindi anche il vostro lavoro, no? Di voler promuovere queste storie che sarebbero assolutamente non conosciute, no? Se non ci fossero lavori come quelli che fate voi, che sono dei documenti fotografici, documenti audiovisivi, che portano in primo piano storie che rimangono nell'oblio e che non riescono neppure a trovare uno spazio di rappresentazione, perché appunto, come dicevo, il tema della migrazione è trattato forse in modi e forme che non sono quelle su cui probabilmente anche gli individui dovrebbero essere più sollecitati. Sì, anche una delle nostre volontà era anche quello di mantenere queste storie, no? Cioè, in futuro si parlerà di questo flusso migratorio dall'Africa all'Europa. Ecco, in che modo se ne parlerà? Ecco, volevamo in qualche modo anche lasciare delle informazioni, delle testimonianze in prima persona, di persone, famiglie che in qualche modo sono state fortemente toccate da questo evento che, in mia opinione, sarà un evento. Eccoci, sai che c'è stato un attimo di caduta di segnale. Non ti sentiamo? Aspetta. Scusate, vi ho perso un attimo, forse perché internet aveva un attimo interrotto il collegamento. Se puoi riprendere, Alberto. No, stavo dicendo che uno dei nostri obiettivi era appunto lasciare traccia di raccogliere queste testimonianze anche per il futuro, per quando si studierà questo fenomeno migratorio, che è stato un evento che mi ha ricordato. Ecco. Una delle questioni è anche come verrà ricordato, quindi quali saranno le responsabilità internazionali, e in questo grande schema ci piaceva che rimanessero anche delle testimonianze personali, delle storie individuali di persone che hanno vissuto con la loro famiglia, sulla propria pelle queste esperienze. Beh, mi sembra che insomma il vostro lavoro è un grande affresco umano, mi piace pensarla così. E anche per chi segue insomma le visioni urbane, stiamo già discutendo con Alberto e Giovanni di proseguire la collaborazione e di ospitare insomma i contenuti di questo progetto, sia documentaristico che fotografico, nelle prossime attività che faremo quest'anno, nel 2021, a Bologna e forse anche in qualche
in qualche altra sede, ma principalmente a Bologna, dove noi abbiamo la nostra sede, e quindi ospitare questo progetto, i suoi contenuti, e se sarà possibile incontrarci in presenza, anche ospitare Alberto e Giovanni. Quindi mi fa piacere, insomma, che questa nostra breve intervista, dialogo, sia l'inizio di una possibile collaborazione, perché comunque il festival continuerà anche nella sua seconda edizione, che si terrà a novembre, a parlare di migrazione, quindi questo rimarrà sempre il focus del nostro festival, e quindi avremo modo, magari anche meglio rispetto ad una diretta online, di spiegare il vostro lavoro. Speriamo. Grazie mille. Benissimo, allora io vi ringrazio, e a questo punto invito il pubblico che ci ha seguito a guardare il film che presentiamo appunto qui fuori concorso nel festival di Senegal Sicily's Families in Waiting, che è disponibile nella sezione, nel programma, nella sezione fuori concorso, ed è in streaming gratuito fino alla mezzanotte di domani. Io allora ringrazio ancora Alberto e Giovanni, e insomma è un arrivederci. A presto. A presto allora, grazie mille. Grazie, buonanotte. E buona serata. Grazie.